Ciao, in questo video vi mostrerò come dipingere degli alberi ad acquarello in tre modi diversi. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Come materiali sto usando una carta 100% cotone grana fine della Sanders Waterford e secondo me è più semplice utilizzare la carta in cotone per le tecniche che vi mostrerò, ma potete provare anche sulla cellulosa, l'importante è che sia una carta adatta all'acquerello e con non meno di 300 di grammatura. Poi mi vedrete usare una varietà di pennelli, ma soprattutto per il primo metodo sono fondamentali i liner. Ne uso uno Tintoretto e quello più piccolo è un Da Vinci. Userò poi degli acquerelli in tubetto della Schmincke. La lista completa dei materiali la trovate sempre qua sotto nella descrizione del video. Per questo primo albero userò il seppia e il verde oro. Userò il foglio asciutto e comincio a riempire di colore il mio liner più grande. Adesso fate bene attenzione ai movimenti. Vado dal basso verso l'alto per dare forma al primo tronco. Il pennello è abbastanza bagnato in modo tale da far scorrere il colore con facilità. I miei movimenti sono decisi, non rigidi, però di tanto in tanto mi fermo per poter dare alle diverse parti di un ramo un diverso andamento, una diversa direzione, in modo che non siano troppo monotoni o stereotipati. Infatti vi consiglio di aiutarvi con delle immagini di riferimento da cui prendere spunto. Alcune parti del ramo saranno più curve, altre più dritte e la cosa più importante è che alla base, dove si raccordano con il tronco, sono più spessi. Quindi ogni volta che traccio un ramo, poi vado a ispessirne un po' la base. Chiedetevi sempre se quel ramo secondo voi si regge bene o se dà l'impressione che possa staccarsi da un momento all'altro. Con questo metodo mi sembra che la forma degli alberi venga meglio e la forma affusolata del pennello, questo liner che sto usando, mi aiuta moltissimo in questo. Infatti non riuscirei a creare dei rami così sottili e con questo andamento armonico utilizzando un altro pennello. Il contro è che ci vuole un minimo di allenamento con questo pennello che all'inizio può sembrare un po' difficile da gestire. Però secondo me se provate a fare questo movimento dal basso verso l'alto, almeno per i primi rami, vi risulterà più semplice e quindi poi anche la resa finale viene meglio. Però fate un po' di prove prima per vedere cosa funziona meglio per voi e per prendere confidenza con questi tipi di movimento. Se mi rendo conto che il pennello ha troppa acqua dentro, lo vado a tamponare su un fazzoletto. Cercate di procedere con movimenti decisi e non incerti perché questo fa molta differenza e stoppate spesso il movimento. Sto continuando ad aggiungere i rami sempre più sottili, quindi usando solo la punta del pennello senza premere troppo sulla carta. In questo modo i rami verranno proprio sottilissimi e questo aiuta molto a creare un effetto finale molto realistico. Ora che abbiamo la struttura dell'albero possiamo lasciarlo così, se era un albero spoglio, oppure andare a inserire un po' di foglie. E vi faccio vedere un metodo per farlo utilizzando l'altro liner, quindi quello più piccolo e sottile. Questo mio è un numero 0, ma anche un po' più grande sarebbe andato bene, anzi forse pure meglio, perché con i pennelli così piccoli il colore si esaurisce subito e va ricaricato molto spesso. Sto usando adesso il verde oro e per creare questo fogliame non devo fare altro che spingere con il pennello messo in posizione orizzontale sul foglio e fare questo movimento su e giù. Il pennello deve essere abbastanza asciutto perché è proprio così che si creano questi spazietti tra un accumulo di colore e l'altro che ci restituisce molto bene l'effetto delle foglie in lontananza. Anche la tipologia della grana della carta aiuta molto, più è ruvida più questo effetto è evidente, quindi con la carta satinata sicuramente sarebbe più difficile. Posso alternare e in alcuni punti avere il pennello più bagnato e creare delle macchie più uniformi, più piene e soprattutto verso l'esterno invece usare il pennello secco e creare delle foglioline più separate. Come vedete prendo spesso il colore perché si esaurisce subito, quindi ci vuole un po' di pazienza, ma l'importante secondo me è capire il tipo di movimento, dopodiché è una tecnica veramente molto semplice ed efficace. Posso anche, per dare un po' di volume in più, mischiare a questo colore luminoso un po' del seppia che ho usato prima e procedere con la stessa tecnica. Passiamo adesso al secondo albero e lo strumento fondamentale qui è lo spruzzino. Come pennelli invece non userò più il liner ma dei tondi normali. Mi preparo un po' di colore e qui sto mischiando il seppia con l'indaco per ottenere un tono un po' verde-grigiastro. I colori li sto scegliendo un po' secondo i miei gusti e vi consiglio anche qui di sperimentare e di non fermarvi al verde della chioma e al marrone del tronco. Provate anche altri colori.
Ora che il mio colore è pronto, vado a spruzzare un po' il mio foglio, senza esagerare perché non deve essere completamente bagnato ovunque. E ho coperto il mio albero di prima per non farci finire l'acqua sopra. E adesso guardate che magia! Vado a mettere il colore così, creando una massa e, come vedete, ai margini il colore naturalmente in alcuni punti si ferma perché lì avrà trovato il foglio asciutto, ma in altri segue le goccioline d'acqua, creando un bordo frastagliato molto realistico, molto somigliante a come appaiono le chiome in lontananza. Quindi non devo fare altro che inserire il colore in questo modo. Quali sono i problemi che possono capitare? Allora, vedete che lì a destra c'era molta acqua evidentemente e il colore si sta espandendo troppo. Quando è così è sufficiente tamponare la carta con un fazzoletto. Se al contrario in alcuni punti era troppo asciutto, posso reinserire qualche spruzzata di acqua. Può essere bello creare un risultato suggestivo, lasciare in alcuni punti fluire il colore anche in maniera un po' incontrollata e sfumata e lasciare invece delle zone più asciutte e definite. Ora creo il tronco e un po' di fogliame alla base e di nuovo si crea quel bellissimo effetto naturale, quindi questo effetto va molto bene anche per l'erba. Ora prendo un pennello più piccolo, sempre tondo, per inserire del colore più denso perché altrimenti quest'albero si asciugherà un po' troppo chiaro, anche se ora lo vedete ancora scuro, ma è perché è bagnato. Vado a inserire il tono scuro. Lì a destra di nuovo si sta espandendo troppo, allora vi faccio vedere anche un altro metodo, che è quello di usare un pennello piatto per far tornare il colore nei ranghi. Il pennello è solo leggermente umido, spingo sulla carta e il colore così torna a posto. Più uso il colore denso, meno si espanderà. Inserisco un po' di scuri anche nella chioma per creare maggior volume e tridimensionalità. Con lo stesso pennello che ho asciugato posso andare a liftare, cioè a levare un po' di colore per creare delle luci, per esempio da una parte del tronco. Ogni volta che levo un po' di colore riasciugo e ripulisco il pennello. Posso anche inserire qualche goccia d'acqua nella chioma. Lo svantaggio di questo metodo e anche del successivo è che non abbiamo il pieno controllo di come asciugherà, quindi di come risulterà il lavoro alla fine. E questa in generale è un po' la sfida di utilizzare tecniche che coinvolgono molta acqua, ma secondo me il bello è anche questo, quella di venire un po' stupiti dal risultato e imparare a dare fiducia al processo, divertirsi nel processo e accettare poi che il risultato finale possa evolvere a suo modo, se ci pensate è anche un po' terapeutico. E non ci scordiamo che l'acquerello si può stratificare. Io ora vi sto dando dei metodi relativamente semplici da seguire e quindi sto facendo tutto in una volta, ma se il risultato non vi soddisfa, potete correggere, potete aggiustare facendo un secondo strato. Se per esempio il vostro albero asciugandosi diventa troppo chiaro o con pochi contrasti. Intanto vediamo che consiste il terzo metodo. Allora userò questo colore Vulcano Bruno, che fa parte del set del Vulcano dei Supergranulati, e anche Bosco Bruno, sempre Schminke, a cui poi aggiungerò del Bruno Oro. Come forma scelgo un abete e comincerò sull'asciutto tracciando il tronco. Come vedete il colore è piuttosto secco, piuttosto asciutto, perché per questa tecnica mi serve il colore denso. Quindi continuo a dare forma all'albero, usando una volta un colore e una volta l'altro, e lasciando degli spazi vuoti. Adesso viene il bello, prima copro gli altri alberi, sempre perché devo riusare lo spruzzino, e bagnando vedete che il colore già presente sul foglio comincerà a sciogliersi e a mischiarsi. E di nuovo come prima posso tamponare e asciugare le parti esterne se il colore è fluito troppo fuori e aiuto il colore a sciogliersi andandoci sopra con il pennello. Il bello di questo metodo secondo me è che si dà un sacco di corposità all'albero. Poi dobbiamo continuare inserendo altro colore più denso, altrimenti l'acqua tende sempre a schiarire e a far mischiare i colori tra di loro in maniera omogenea. Invece inserendo altra pittura densa riusciamo ad aggiustare anche la forma e a mettere le ombre nei posti giusti. Questo dei tre è sicuramente il metodo più imprevedibile, però spero che gli darete una chance perché il risultato secondo me è davvero bello. Tra l'altro, se volete vedere come ho realizzato degli alberi innevati, andate a recuperare il video sul paesaggio invernale se non l'avete già visto. Tra poco purtroppo la fotocamera smetterà di registrare, però in realtà l'albero era quasi finito, ho semplicemente continuato ad aggiungere la pittura densa, come mi avete visto fare fino adesso, fino alla base dell'albero. E mentre si stava asciugando ho spruzzato poche goccioline d'acqua anche per riportare qualche punto più chiaro qua e là. E questo è il risultato finale una volta asciutto.
sicuramente un effetto un po' più astratto, quindi nei tre metodi che abbiamo visto la presenza dell'acqua diventa sempre più predominante. Fatemi sapere quale metodo preferite, io spero di avervi dato dei suggerimenti utili e di avervi ispirato a provare. Vi ringrazio tanto per aver guardato fin qui e noi ci vediamo presto nel prossimo video.